Bene, ciao Angeli, bentornati in un altro video. Io e la mia enorme decrescita vi diamo il benvenuto. Giuro che prima o poi mi faccio la tinta e che non ho avuto tempo. Allora, questo video mi è stato richiesto tempo fa da un mio iscritto, però su Facebook, mi ha contattato su Facebook, mi pare. Sì, mi pare. Mi sembra di ricordare, è un po' datata la richiesta, ma piano piano ci arrivo. A fare tutti i video che avete richiesto. Come avete letto dal titolo, è sulle piume. Ce n'era una qua che volava, appunto. È sulle piume. Che in realtà vi siete detti interessati in molti. Allora, ne avevo già parlato di questo argomento sui video, nei video in cui parlavo di sincronicità e di segni, insomma, di come io riesco a vedere, tra virgolette, gli angeli. Sono tutti video che vi lascio qui nelle schede info box, se volete vedere prima quelli e poi questo. Allora, innanzitutto, le piume sono un segnale che ci mandano solitamente gli angeli, ma non solo. Possono essere gli angeli, altre entità di luce, le vostre divinità o l'universo in generale. Per altre entità di luce intendo appunto che siano divinità se siete pagani, o possono essere maestri ascesi, possono essere le vostre guide spirituali, possono essere i vostri cari defunti, o potrebbe essere, per dire, anche il vostro animale totem o l'universo in generale. Quindi non ci sono solo gli angeli, ma il più delle volte sono la chiara presenza di angeli. Sono un segno del fatto che loro, o comunque l'universo o l'entità di luce di cui parlavamo prima, ci sono vicini, ci fanno capire che ci sono e siamo protetti. È un loro metodo per attirare la nostra attenzione. Adesso vi leggo anche gli appunti. Ecco, serve a svegliare la nostra consapevolezza appunto nei loro confronti. A volte possono essere anche dei nostri cari defunti, soprattutto se sono bianche, che ci dicono che sono al nostro fianco. Le piume si possono, le più classiche sono chiaramente quelle bianche, ma possono essere anche colorate. Ce n'è quasi una per ogni colore, almeno dei più comuni. Io sono riuscita ad averne, oltre le bianche, che sono state le prime che vedevo, ad averne anche di nere, di grigie, di bianche, nere, grigie, e alcune sfumature del marrone con determinati particolari che appartenevano rappresentavano la divinità che me le aveva mandate. Perché sì, di solito io solitamente dagli angeli le ricevo quelle classiche soffici, belle, tipo quella che si trova dentro i piumini, bianche. Mentre dalle divinità, per distinguersi, trovo sempre una piuma di un altro tipo, come se fosse, a volte sono enormi, sembrano quelle di aironi, a volte trovo quelle di falchi, perché qua in giro ci sono i falchetti, e a volte sono, ad esempio, quelle che sembrano di passerotti o di piccioni. Insomma, trovo piume di diversi tipi, di diversi colori, di diverse grandezze e fattezze, a seconda di chi è che me le sta mandando. Quindi ormai ho capito che quelle bianche, soffici e più piccoline sono gli angeli, mentre quelle colorate, più grandi, più o meno grandi, partono da così fino a, ne ho trovate anche di grandi così, che mi stavano proprio aspettando in un punto in cui passavo per caso. E il colore e la fattezza cambiano a seconda di quale divinità me le manda, perché appunto le divinità sono quelle che finora me le hanno mandate, diciamo, colorate. Allora, mi sono presa gli appunti, adesso vi vado a leggere per ogni colore la corrispondenza. Allora, quelle classiche bianche, come dicevo, possono essere il semplice segno che gli angeli o l'universo, l'entità di luce o a volte dei cani, i nostri cari defunti che ci sono accanto, che ci stanno mandando, tra virgolette, un saluto, nel senso: siamo qua, siamo di fianco a te, non sei sola o solo, ti stiamo proteggendo. E di solito, quando si trovano le piume, spesso o è un loro saluto o è una risposta a una domanda che avete fatto, a un'invocazione che voi stessi avete fatto. Per quello bisogna anche stare attenti ai colori, perché a seconda della domanda che avete fatto, vi manderanno un colore diverso per avere una risposta più specifica. Di solito le bianche sono, tra virgolette, generiche. Un semplice segno del fatto che loro sono lì al vostro fianco e vi proteggono. E infatti vuol dire: siamo vicini, abbiate fede che andrà tutto bene e siete protetti. Può essere appunto anche lo spirito di un defunto o un defunto stesso che ci dice che è passato oltre nell'aldilà, quindi non è più di fianco a noi, ma che è passato con serenità, quindi è in pace, è tranquillo. Ah, vi lascio ho trovato un sito molto interessante da cui ho preso anche alcune delle informazioni che vi leggo adesso. Ve lo lascio, si chiama, ecco la figura, I confini dell'anima.
No, non mi ricordo il titolo, il nome, ve lo lascio comunque, vi lascio il link nell'info box. Se volete andare un'occhiata, è molto approfondito ed è molto bello. Alcune informazioni le ho prese proprio da lì. Perché ad esempio io sapevo in generale già da anni delle bianche, delle nere, delle blu, le verdi, le marroni, le rosse e le rosa. Qui ad esempio ho trovato no, sapevo anche le arancioni. Qui ho trovato le gialle, le grigie e le viola, che non avevo mai sentito nominare onestamente. Comunque, andiamo per ordine. Vi ho detto le bianche, le nere. Io di nere ne ho trovate diverse, quelle che sono tutte completamente nere, nel mio caso me le manda Anubi, non un angelo, però se dovessi pensare a un angelo, perché nella mia mente a tutti o quasi tutti i colori, per me corrisponde anche un angelo o arcangelo. Nero per me è l'arcangelo, e non va molto lontano da Anubi alla fine, è l'arcangelo Azrael, che è l'arcangelo della morte. Infatti negli tarocchi di Dorin Virtù, se avete seguito le mie letture avrete già visto questa carta, nei tarocchi di Dorin Virtù lui rappresenta l'arcano 13, cioè la morte appunto. Nere vogliono dire che la protezione, rappresentano la protezione più forte, soprattutto se state attraversando le difficoltà, quindi vuol dire che siete completamente protetti. Indica che siete persone speciali in grado di cogliere i messaggi dei mondi sottili, infatti per questo di solito a me arrivano da Anubi o dall'arcangelo Azrael, perché arrivano appunto dai mondi sottili, Dio e angelo della morte, spiriti anche dei defunti, quindi potreste ricevere anche attraverso queste piume messaggi, o vi dicono che comunque siete in grado di vedere al di là del velo, quindi potete cogliere messaggi dei mondi sottili spiritualmente parlando, e spiritualmente parlando siete anche persone sagge, con il dono della visione, appunto, della vista. Le piume marroni. Allora, io di marroni ne ho trovate, ma di tipi un po' particolari, perché appunto a seconda delle divinità che me le mandavano. Se penso a marrone, penso a, in realtà, due, associo a questo arcangelo ben due colori, ovvero l'arcangelo Raffaele, perché nella mia mente e anche in generale, se vi intendete un minimo di cromoterapia, il marrone è il simbolo della terra, cioè è il colore della terra, dell'elemento terra intendo, e può stare a significare anche guarigione, esattamente come il verde, che è l'altro colore principale che associa Raffaele, e anche al denaro. Infatti le piume marroni vuol dire che state bilanciando correttamente le energie fisiche e spirituali, che la vostra casa e la vostra vita sono circondate da una forte positività e quindi siete protetti. E qui, scusate, quindi siete protetti dalle negatività esterne. Inoltre, appunto, siccome ho detto che secondo me è anche legato ai soldi, le preoccupazioni economiche e quindi finanziarie stanno svanendo, andranno a risolversi, perché appunto sapete che poi l'elemento terra nei tarocchi degli arcangeli è quello che rappresenta le denara, quindi anche proprio fattori economici. Nere o grigie, quindi quando non è del tutto nera, ma è tipo grigia scura, o sono nere e grigie, quindi diciamo le grigie perché le nere le abbiamo già dette prima, vi stanno richiamando a stabilire la pace interiore attraverso la meditazione e lo sgombro della mente dai vostri pensieri. Magari state facendo pensieri negativi, siete in un momento di forte stress o avete pensieri perché state attraversando un particolare periodo, dovete prendere particolari decisioni. Indicano anche che dovrete aspettare pazientemente che la situazione che vi sta a cuore, appunto quella che avete nei pensieri, si stabilizzi. Basta avere fiducia e affrontarla con serenità e tutto andrà bene, ed è per questo che vi mandano una piuma grigia, tutto andrà bene. Per quanto riguarda le divinità, per me il grigio è Horus. Ah, prima non l'ho detto, marrone mi è successo con Sekhmet, la leonessa. E quanto agli arcangeli, non mi è mai successo di avere quella grigia da parte di un arcangelo, quindi comunque quelle scure io le reputo nere o comunque grigie scure, come ho detto, di Azrael. Un'altra cosa che vogliono dire le grigie, vuol dire anche sapienza spirituale accessibile al vostro interno, nel senso che chi riceve questa piuma ha la sapienza spirituale, perché abbiamo detto che le nere, che sono molto simili alle grigie scure, sono simbolo del fatto che voi potete vedere al di là dei mondi sottili e che avete il dono della visione, quindi avete una potenza spirituale, un dono spirituale psichico, soprattutto di visione, quindi chiaroveggenza, molto forte.
Infatti vogliono dire le grigie che questa sapienza spirituale è accessibile internamente dentro di voi, appunto, quindi nel vostro sé superiore, voi all'interno avete già la conoscenza. Le verdi, che come ho detto appunto anche questa prima cosa che mi viene in mente è verde, guarigione, assolutamente guarigione, e Arcangelo Raffaele, e volendo anch'esso terra, perché comunque sì è vero, l'elemento terra è marrone, però se penso anche alla natura, agli alberi, o all'erba, penso al verde, e anche ai fattori economici, perché verde, denaro, comunque ovviamente in senso positivo e non negativo. Infatti verde vuol dire, oltre a che la vostra salute è protetta, che se avete fatto una domanda relativa alla salute potete stare tranquilli, eccetera, vuol dire appunto la vostra salute è protetta, come le questioni finanziarie o questioni legate alla fertilità, appunto la terra che sboccia, la primavera, le foglie nuove che nascono, quindi fertilità e vita. Anche l'amore è protetto, perché ricordatevi che nel tarocchi degli angeli di Dorin Virtù, l'arcano numero 6, cioè gli amanti, ha proprio l'arcangelo Raffaele a rappresentare quell'arcano, quindi l'energia verde. Infatti spesso io vedo, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma il chakra del cuore dovrebbe essere verde, in effetti, mi pare. Dunque, sono rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola e bianco. Sì, penso di aver detto giusto. Io il chakra del cuore lo vedo a volte o verde quando è in via di evoluzione, o rosa quando ti stanno mandando amore e stai provando tu stesso amore. Ma ne parleremo dopo quando vediamo le piume rosa. Dice anche, dovete prestare attenzione a cogliere le opportunità che vi arriveranno legate appunto alla questione finanziaria, perché potrebbero appunto arrivarvi nuovi contratti, proposte interessanti per evolvere in questioni finanziarie, comunque abbondanza, ci sarà un afflusso di abbondanza, quindi stare attenti perché arriveranno opportunità da cogliere. Dove siamo? Se ricevete amore, è perché lo portate nella vita degli altri, perché siete dei guaritori. Questa cosa non c'era scritta dei guaritori, ma lo dico io perché lo associo a Raffaele. Se portate amore, in un certo senso guarite le persone, quindi siete dei guaritori. Guaritori non sono soltanto quelli che guariscono con le mani, ma chi guarisce anche il cuore. E poi ribadisce appunto che è abbondanza e denaro. Le rosse, rosso colore sia dell'amore che della passione, che del coraggio e che della forza. Qui dice, ricordano di vivere con passione, infatti, ed energia ed entusiasmo la vita. Siamo protetti per quanto riguarda le questioni di realizzazione personale. Spronano a combattere, ad avere coraggio nelle difficoltà, di andare avanti con decisione durante le difficoltà. Proprio coraggio. E anche qui mi viene in mente, anche se non è il suo colore, un po' l'arcangelo Michele, perché lui è il guerriero, la forza, lui sì che ha il coraggio. Vuol dire anche guarigione delle ferite del cuore, appunto amore, passione, ferite, cuore, di solito ce lo immaginiamo quello stilizzato rosso, quindi ti viene in mente le ferite, anche un cuore sanguinante. Dunque, vuol dire appunto in generale energia vitale, forza, stabilità e coraggio, e guarigioni, ferite del cuore in via di guarigione. Poi, le arancioni. Io l'arancione subito lo associo all'arcangelo Gabriele, infatti poi vedrete anche il perché. Ha un senso. Prima di trovare questo sito, quello che vi dico è anche in parte esperienza mia, nel senso quello che ho sempre pensato e sentito e visto io. E ho ritrovato molti riscontri con questo sito. Perché io lo associavo a Gabriele? Prima di tutto perché io quell'arcangelo lo vedo con il colore arancione, personalmente, poi ognuno lo può vedere con altri colori. E poi perché lui, appunto Gabriele, essendo il messaggero, è l'arcangelo delle comunicazioni, qualunque tipo di comunicazione, messaggi, scrittura, poesia, lettura, blog, video, cioè è colui che apre le comunicazioni ad ogni livello. E infatti, che cosa vuol dire trovare una piuma arancione? Premetto che a me, appunto, né verdi, né rosse, né arancioni, né blu, né viola, né rosa mi sono mai arrivate. Solo per adesso grigie, nere, bianche, marroni, grigie, nere, bianche. Sì, ok, quindi. Dicevamo, arancioni, siete in grado infatti di portare gioia e creatività. Cosa dicevo? L'arcangelo Gabriele è l'arcangelo della comunicazione.
scrive poesie, romanzi, chi scrive un blog, chi anche un blog di cucina, chi crea contenuti come anche video, sta appunto creando, quindi creatività. Lui è l'arcangelo che protegge comunicazioni e creatività, infatti. Quindi se vedete l'arancione, probabilmente è lui, perché siete appunto in grado di portare gioia e creatività nella vita di chi vi circonda. Vi invitano ad ascoltare infatti la voce interiore, quindi la musa interiore, e a riequilibrare le vostre emozioni. Sarete anche aiutati ad espandere, a portare agli altri messaggi di creatività e ad attirare il successo. Dovrete stare quindi concentrati e arriverà, la creatività aumenterà e voi attirerete il successo nella vostra vita, a prescindere, dal campo in cui siete creativi. Può essere, io prima ho detto più che altro scrittura e lettura e parlare, ma può essere anche pittura, può essere musica, può essere canzoni, può essere di tutto, qualunque cosa creiate, anche sculture, anche, non so, il DIY, il do it yourself in inglese, bricolage, anche creatività in generale. Poi, blu, ecco, questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco, nel senso che su questo sito c'è scritto: avete bisogno di calma e tranquillità, ed è vero, il blu come l'azzurro sono colori che nella cromoterapia calmano, infatti sono consigliati nelle case di riposo, negli ospedali psichiatrici o nelle case, negli alberghi, perché rilassa, ed è vero, è un colore che rilassa, ricorda anche il mare. L'infrangersi lento e dolce delle onde rilassa in effetti, soprattutto se siete in spiaggia sdraiati, vi porta ad addormentarvi. Anche gli ASMR sono fatti spesso con i suoni delle onde del mare o della natura in generale. E dicevo, quindi avete bisogno di calma e tranquillità, di riflettere. E invitano anche queste piume blu all'ascolto dello spirito interiore, a riequilibrare l'uso delle parole e anche, vi dicono anche che sarete aiutati ad espandere i vostri contatti. Quello che mi ha lasciato di stucco è che non c'era scritto, ed è la prima cosa che mi viene in mente pensando alle piume blu, che è protezione pura. Nel senso, il blu è il colore dell'arcangelo Michele, questo non perché lo dico io, ma perché proprio la luce dell'arcangelo Michele è blu. Cioè, trovare una piuma blu per me vuol dire che siete uno, l'arcangelo Michele vi è di fianco, due, siete assolutamente protetti. Cioè, ci sono tanti esercizi, tipo anche creare la bolla in cui vi sentite protetti se siete magari in mezzo a energie basse, di solito, puoi neanche farlo apposta, sono vestita di blu. Di solito vi fanno immaginare una bolla blu, perché l'arcangelo Michele ha proprio questa di energia, quindi il blu per me è protezione, parlando di arcangeli ovviamente. Parlando di cromoterapia, rilassa e vi induce alla tranquillità e al guardarvi dentro, al meditare. Quindi mi fa strano che non ci sia scritto, che non ci fosse scritto. Comunque, per me, le piume blu immediatamente mi fanno pensare all'arcangelo Michele e alla protezione in generale, psichica e fisica, perché lui protegge su tutto. Quindi, qual è una risposta del fatto che voi eravate in pericolo, avete chiamato magari il suo aiuto, vi sentivate minacciati da qualche cosa e lui vi sta rispondendo: sono qui di fianco a te, o semplicemente non l'avete chiamato, ma vi trovate una piuma blu, che vuol dire sono sempre comunque al tuo fianco anche quando non mi chiami. Poi le piume gialle, che veramente non mi è mai capitato di vederla purtroppo, vuol dire che dovete restare concentrati per realizzare i vostri desideri. Se lo trovate dopo un brutto periodo, un periodo nero che avete passato, vuol dire che siete totalmente assistiti dall'energia divina e la rinascita è vicina. Infatti il giallo a che cosa vi fa pensare subito? Al sole, all'energia potente del sole, della creatività, scusate, dell'estate, del calore, del fuoco comunque, il sole in generale che brucia. Infatti è il chakra del plesso solare giallo. Io personalmente penso a Ra, che nel mio pantheon è il dio solare. Potete pensare a quello che preferite. Infatti vuol dire che richiamano ad essere allegri e spensierati. Infatti per me il giallo è anche allegria e spensieratezza, perché appunto è un colore estivo, è il sole, è l'estate. Vi richiamano al divertirvi, insomma, ad ascoltare anche il vostro bambino interiore, a non smettere di essere felici e spensierati come quando eravate piccoli. In generale per me il giallo è un colore che ispira proprio allegria. Poi c'è gente a cui non piace, chiaramente. Ispira allegria perché già subito penso a sole ed estate, quindi per forza mi ispira
Allegria, proprio vedere il giallo, poi non, se, neanche farla apposta, la mia vision board è gialla. Infatti, cosa vi avevo spiegato in quel video che vi lascio qui? Avevo bisogno di positività, per me il giallo è positività. Ora, le piume rosa, anche queste non ho mai avuto la fortuna di averne e si dice che siano le più difficili da trovare, perché? Allora, il rosa è una sfumatura del rosso, anche se più chiaro, ma va, Cristi, ma dai. Quindi anch'esso, in un certo senso, anche se in modo differente, indica l'amore. Vi ricordate i braccialettini, quelli fatti tipo di corda che si vendono in spiaggia? Quelli rosa, secondo, se vogliamo crederci, vogliono dire anziché il rosso è amore, il rosa è amicizia, che è comunque una forma di amore. Il rosa, infatti, per quanto mi riguarda, anche è amore, è la parte di amore più puro. Questo non l'ho letto sul sito, ve lo sto dicendo, secondo la mia personale esperienza e il mio personale pensiero. Perché la parte più pura? Il rosso è la passione, è anche la fisicità, volendo, è l'amore travolgente. L'amore è quello più sfrenato, non in senso cattivo, ovviamente. Quello rosa è l'amore per me più puro. Quindi può indicare anche amicizia, quindi dove non c'è niente di fisico, chiaramente. O l'amore in generale può essere per appunto un amico, un fratello, una sorella, una madre, un padre, un nonno, quello che è. O, come appunto vogliono dire le piume rosa, sono il segno di amore incondizionato. Perché? Perché rappresenta proprio l'amore divino. Se trovate piume rosa, vuol dire che il divino, Dio, gli angeli, chi volete voi, vi ama incondizionatamente. Siete amati. Un amore delicato e puro, perché appunto è quello di Dio, degli angeli, dell'universo. Vi fanno ricordare che loro, gli angeli, Dio, quello che è, vi sono vicini e che se volete, essendo appunto un segno di amore incondizionato, se solo lo vogliamo, l'amore divino e l'ispirazione possono colmare la nostra vita se glielo permettiamo, possono calmare la nostra vita ed essere sempre presenti nel nostro cammino, riconnettendoci così alla verità del nostro cuore. Può voler dire anche che le questioni amorose sono protette. O possono essere il saluto dei cari defunti, esattamente come le bianche, perché comunque è un segno di amore puro, quindi un defunto dall'aldilà, o se vi accanto, perché a volte diventano i nostri angeli custodi, vi sta inviando amore. Possiamo, appunto, perché riguarda sempre anche il cuore, questioni amorose, possiamo trovarle anche quando stiamo attraversando un momento di conflitto o di crisi amoroso, quindi nella nostra vita sentimentale. Gli angeli vi dicono: andrà tutto bene, non vi preoccupate, la questione amorosa sarà presto risolta. Per quanto mi riguarda, dicevo, a proposito del cuore, prima quando ho detto del verde, il chakra del cuore, se non sbaglio, è verde, e a volte lo vedo così quando è in via di guarigione, quando a trattarmelo, a quando a si sì, trattarlo, diciamo così, è l'arcangelo Raffaele, che è appunto anche sull'arcano 6 degli amanti, quindi amore comunque. Però pensando all'amore, al cuore, in fatto di amore puro e non di passione, nel qual caso penso al rosso, penso al rosa. E quindi spesso il chakra del cuore lo vedo rosa, scusate, se è in evoluzione e se sta finalmente provando amore puro. Infatti spesso a trattarmelo, quando non era l'arcangelo Raffaele, per me è l'arcangelo Ariel. Di lei ne ho parlato spesso nelle mie letture perché è una lei. Infatti, a lei associo immediatamente il colore rosa, associato a sua volta al chakra del cuore o al cuore, insomma, all'amore in generale, l'amore inteso puro. Infatti, anche quando lavoro sulla questione della mia anima gemella, per esempio, quando mi metto in contatto, eccetera, c'è Ariel con noi di solito, non Raffaele. Quando mi si attiva il chakra del cuore, quando sono con la mia anima gemella, in astrale, sto dicendo in astrale, vedo il chakra rosa, appunto, e in generale sprigioniamo colore rosa dal chakra del cuore, insomma, siamo avvolti dal colore rosa. Poi, dunque, vi ho detto le arancioni, le blu, le gialle e le rosa. Ecco, queste che mi hanno sorpreso, non sapevo esistessero, sono credo forse le più belle insieme alle nere, ovvero quelle viola. Che cosa vuol dire viola? Cosa rappresenta il colore viola in generale? La spiritualità, il potere psichico, protezione anche psichica, ma soprattutto potere psichico, perché è anche il colore del chakra del terzo occhio, quindi il chakra qua al centro della fronte. Allora, se vedete delle piume viola, se ne trovate, e purtroppo anche queste non le ho mai viste, a parte essere bellissime sicuramente da vedere, vuol dire che state
o che attuerete molto presto una trasformazione spirituale che innalzerà appunto la vostra saggezza, appunto molto psichico, spirituale, molto chakra del terzo occhio, quindi tra i più belli, tra i più potenti. E innalzerà la vostra saggezza, dicevo. Le emozioni negative saranno spazzate via e vedrete con più chiarezza, insomma, vedrete più chiaramente la situazione, perché appunto è collegato alla vista, la vista del terzo occhio, però, quindi ghiandola pineale, se preferite chiamarla, sesto chakra o terzo occhio. Infatti, le abilità psichiche vuol dire che sono in via di sviluppo, cioè, appunto, potrebbe esserci un'apertura del terzo occhio, o nel caso sia già aperto, c'è un potenziamento di quest'ultimo. E quindi queste erano tutte i colori di piume che potreste trovare: viola, bianche, nere, marroni, grigie, verdi, rosse, arancioni, blu, gialle e rosa. Spero vi sia piaciuto, spero possa essere stato utile come video. Non lo so, magari non vi. È talmente banale, magari come cosa, che non vi interessava neanche, però uno di voi me l'ha chiesto e quindi mi fa piacere potervi accontentare. Fatemi sapere se vi è piaciuto mettendo un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciatemi un commento, ditemi se voi ne avete mai trovate di colorate e quali avete trovato, se qualcuno ne ha trovate viola, gialle, arancione, insomma i colori più rari se li avete trovati e in che occasioni. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video, Angeli. Ciao!